17 a prima in coda. Silenzio per favore. Nagra partito. Di natura, arte, parte, permetto di capire sua, quando i l'intelletto di Dio che la spinge, nulla a caso che la forza governa il mondo, purtroppo, e non il sapere. Non vedo il lauro e il ferro onde erano carchi i nostri padri antichi. Or fatta inerme, nuda la fronte, nudo il petto mostri. Viviamo in mezzo a una società incadaverita come era quella dell'impero romano. I re, i principi, i tristi governi dell'oggi inventarono l'orribile formula, ciascuno per sé. Sapevano che con essa avrebbero creato l'egoismo e sapevano che tra l'egoista e lo schiavo non è che un passo. Ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette. Credete di vivere, rimasticate la vita dei morti. Quando finirà la tua storia, inizierà la tua leggenda. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi in improvviso mi rivo. L'Italia ha il popolo più analfabeta e la borghesia più ignorante d'Europa. Volare. L'uomo medio è un pericoloso delinquente, un mostro. Esso è razzista, colonialista, schiavista, qualunque. E volavo, volavo, felice, più in alto nel sole, ancora più su. Ma tira un po' più su, capisco i film poveri, ma accidenti. Uno specchio. La mia musica dolce suonava soltanto per me. Sono pronta? Ho visto dunque coi miei sensi il comportamento coatto del potere dei consumi ricreare e deformare la coscienza del popolo italiano fino a una irreversibile degradazione.